Cioè, ragazzi, stasera facciamo una fantastica focaccia farcita. Andiamo a vedere che cosa fare. Innanzitutto facciamo la nostra insalatina con la rucola. Lo vediamo con delle forbici da cucina, questa già l'ho lavata, a sminuzzare un po' la rucola. Sono preparato già parmigiano, caciocavallo, bresaola, olio, aceto balsamico, funghi, maionese, la focaccia che ho già tagliato, grattugia e poi ho sul fuoco degli asparagi e delle cipolle. Sono davvero pochi, li mettiamo giusto per come base. Allora, iniziamo a preparare il panino. Palmiamo la maionese. Allora, io sto usando una focaccia. Fatevi un panino, fatevi la focaccia se l'avete a disposizione, o anche del pan carré, però la focaccia è molto più saporita. C'è un sacco di confusione qua sopra, infatti io stavo facendo un'altra cosa, ovvero stavo facendo l'insalatina. L'insalatina facciamo in questa maniera di rucola, con un goccio d'olio, un goccio di aceto balsamico e del parmigiano. La grattugia lo tagliamo a scagliette larghe, se si rompe recuperiamole. Allora, non ho messo sale perché la rucola che andrà nella focaccia, praticamente la lasciamo così insipida perché insieme alla rucola nella focaccia metteremo la bresaola che è già saporita, il caciocavallo che è già saporito e poi nelle cipolle e gli asparagi che prenderò tra qualche secondo, ho messo già un po' di sale e un pizzico di peperoncino. Allora, l'insalatina è pronta. Prendo un secondo le nostre cipolle con gli asparagi. Come potete vedere, sono davvero poche, quindi le nostre punte di asparagi che andiamo insieme alle cipolle che andiamo a E poi parto subito con qualche funghetto sott'olio. Allora, iniziamo a mettere la bresaola. La rucola. Ancora. Rucola. Adesso caciocavallo a fette. Di nuovo rucola. Le olive. Ancora bresaola. E ancora rucola. Allora, adesso ci trasferiamo in quest'altro piatto. Possiamo mettere a fianco un po' della nostra insalatina di rucola, ma prima vorrei fare una cosa, e cioè c'è una confusione tremenda qua sopra. Comunque, vabbè, il problema è questo, che il risultato c'è e si vede. Quindi vi auguro buon appetito.
Se il video vi è piaciuto, anche se c'è stata un po' di confusione, mettetemi un like, commentate, fatemi sapere se l'assaggiate come vi è sembrata e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!